Buongiorno a tutti e a tutte. Il libro che voglio consigliarvi oggi si intitola Fai qualcosa. A chi lo consiglio? A tutti i giovani lettori e le giovani lettrici che sognano un mondo migliore. A tutti i ragazzi e le ragazze che sanno che anche da giovani e giovanissimi si possono fare tante cose importanti per cambiare la realtà che abbiamo intorno. A tutti i lettori che sono alla ricerca di un libro che non ispiri soltanto la loro fantasia, ma che ispiri azioni concrete e faccia venire voglia di fare cose concrete. Lo consiglio anche a tutti coloro che vogliono leggere una storia realistica in cui sia facile immedesimarsi perché parla di scuola, di relazioni tra compagni e con gli insegnanti. Questo romanzo racconta la storia di quattro quattordicenni, due ragazzi e due ragazze che frequentano la stessa scuola e che proprio a scuola affrontano un percorso di approfondimento sul tema dell'ecologia e in particolare dei rifiuti e in particolare della plastica e della plastica che finisce nei mari e negli oceani. I ragazzi si renderanno presto conto dell'incoerenza degli adulti che promuovono progetti di questo tipo nelle scuole, ma poi non cambiano il loro agire concreto e quotidiano. Per esempio, nella loro scuola la mensa è piena di plastica usa e getta. Questi ragazzi decideranno di organizzare una protesta molto concreta. Questa protesta susciterà reazioni molto diverse tra i compagni e gli insegnanti e in qualche modo si legherà alla storia di una professoressa che ha una misteriosa cicatrice sulla fronte che aiuterà i ragazzi a scoprire tante proteste per un mondo migliore che sono state fatte prima della loro. Non mi resta che augurarvi buona lettura.